La parola alla assessore. Tonio, non si sente bene. La parola all'assessore. Insomma, a meno che non devo cominciare proprio io. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Salve. Buonasera a tutti quelli che ci guardano. Comincio io. Facendo i ringraziamenti innanzitutto alla Rendella per questa presentazione che è stata rimandata varie volte, un po' per gli acciacchi di Flora di un anno fa e poi per il benedetto maledetto Covid che ci ha bloccato per tutto l'anno, insomma. Dopo di me ci sarà l'assessore Perricci che brevemente introdurrà, poi riprenderò di nuovo io la parola. Per illustrare con una breve presentazione grafica il libro e poi la relazione corposa e veramente profonda la terrà il professor Cofano, mentre il professor Martino Cazzolla farà un intervento sul bombardamento della città di Monopoli nel novembre del 40, no? E alla fine con la professoressa Villani andremo ad un approfondimento che è l'autrice del testo, un approfondimento ulteriore del testo stesso. Ora passo la parola all'assessore Perricci. Assessore. Oh. Assessore. Rosanna, assessore. Un secondo solo, ecco, mi sentite? Perché io ho dei problemi di audio, vorrei, però adesso mi state sentendo? Sì, 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 perfettamente. Sì, sì, sì. Così ti sentiamo. Benissimo. Puoi procedere. Ok, perfetto, perché avevo dei problemi, altrimenti mi collegavo dal telefonino. Sarò brevissima perché il parterre stasera prevede diversi interventi, sono contenta di aver riunito tante, diciamo, personalità del mondo culturale di Monopoli che si sono interessati, peraltro persone che sono appassionate peraltro anche della storia monopolitana. Un ringraziamento voglio fare a Flora Villani perché ovviamente in questa nostra rassegna Rendella d'autore abbiamo voluto dare spazio ai monopolitani e a coloro ovviamente che si cimentano nella scrittura. Abbiamo avuto come ospite qualche settimana fa il professor Domenico Cofano e stasera abbiamo... Rosanna, assessore, ci sono collegamenti. Può intervenire quando vuole. Andrà al telefonino. Allora, io ho l'occasione per magari illustrare sono oltre l'assessore professor Cofano, che è titolato di noi e che non c'è bisogno neanche di presentarlo. Senti, Tony, a singhiozzi viene la tua voce. Scusatemi, sono rientrato. Ci siete? Sì, grazie. Sono rientrata. Purtroppo il computer mi ha fatto qualche scherzo brutto. Ma c'è qualche computer, qualche audio acceso, c'è qualcosa che non va perché c'è un eco, si sovrappongono i suoni. Occorre qualche intervento tecnico, credo, Sono soltanto attraverso il telefonino, quindi comunque il mio computer lo spengo e sono soltanto attraverso il telefonino. No, lei la sentiamo bene.
Adesso ecco, continuo con i miei saluti con la professoressa Villani, con questo libro fantastico di cui è stata curatrice, di Giovanni Vozza, Tappe di prigionia. La professoressa Villani ovviamente è una cultrice del periodo storico fascista e soprattutto delle deportazioni in quel periodo. E poi saluto Tonio Bini, benvenuto e bentrovato, il professor Domenico Cofano, il professor Martino Cazzorla. Siamo ovviamente tra noi e tutti, diciamo, anche gli spettatori che ci stanno, diciamo, ascoltando. Flora, una chiaramente anche noi ci siamo adattati al momento storico, non abbiamo voluto ovviamente diciamo lasciare andare, cioè vale a dire, nel senso, abbiamo voluto continuare con la Rendella, con questi appuntamenti anche online in via streaming, con l'augurio che molto presto si ritornerà in presenza, con l'augurio che tu possa presentare questo libro ai nostri, diciamo, studenti, non soltanto ai liceali, ma a tutti, magari i ragazzi del quinto anno che possono sicuramente trovare dei collegamenti con la storia che stanno studiando nel quinto anno. Quindi il mio augurio ovviamente che presto potremmo sicuramente fare questi incontri nel nostro spazio della Rendella, chissà in qualche spazio all'aperto, infatti ritrovandoci. Però andiamo avanti, noi siamo qui a disposizione, ringrazio Serena che ovviamente ci assiste in questi collegamenti, ringrazio la direttrice della biblioteca Marianna Capozza, insomma non voglio togliere spazio, andiamo avanti, io vi ascolterò, diciamo, in silenzio, anche se dovrò oscurarmi perché diciamo ho un'altra conferenza, però siete in benvenuti all'interno della Rendella. Grazie della vostra disponibilità e dei vostri interventi. Grazie. Grazie all'assessore, veramente è stata molto gentile con tutti noi. Insomma, noi facciamo quello che sentiamo, il nostro dovere di monopolitani. Insomma, continueremo a farlo finché avremo la forza. Mi sentite adesso, dov'è? Sì, sì, ora sì. Perfetto, benissimo. Perché ho silenziato il microfono di Martino, perché è probabilmente il disturbo veniva dal... Quindi, ti vedi tu. Dunque, per quanto riguarda gli amici che qui interverranno, dicevo che... c'è Cofano, ci sta la professoressa Villani, ci sta Martino Cazzorla. E per Cofano è inutile stare a ricordare chi è. Dirò solo una cosa, e lui sa quanto io lo stimo da questo punto di vista. Noi non avremmo avuto il più grande contributo alla storia di Monopoli degli ultimi 100 anni se non ci fosse stato lui. Monopoli nel Rinascimento, il Rinascimento a Monopoli, il convegno dell'84 è merito suo, quindi noi dobbiamo molto a Domenico. E Domenico ha dato parecchio a Monopoli e continua, credo, a darlo come in questo momento, diciamo, no? Poi è inutile stare a dire i suoi meriti di dantista, di professore all'Università di Foggia e anche di ex consigliere comunale, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi, eccolo. Domenico è con noi e lo ringraziamo e farà la sua relazione a breve. Poi abbiamo la professoressa Villani è una professoressa di lungo corso che c'ha il pallino della storia, è particolare per una donna, ma ho visto che molte donne adesso si dedicano alle armi, no? Diventano addirittura ministri della difesa, no? La Van der Leyen era ministra della difesa, la Pinotti ha fatto il ministro della difesa, e però la Villani ha una caratteristica particolare, è praticamente figlia di militari e credo che ha buone conoscenze in merito, no? E quando scrive di queste cose scrive con cognizione di causa, diciamo, no? Inoltre è anche una autrice della storia locale, della storia, diciamo, del periodo fascista, perché la sua tesi di laurea, un'ottima tesi di laurea, era dedicata alla nascita del movimento fascista in terra di Bari. Poi ha curato anche, e credo che sta curando, una specie di trittico
che poi si potrà anche aggiungere, aumentare con i contributi che possono dare altri cittadini riguardo ai prigionieri militari della Seconda Guerra Mondiale. Prima con Mario Rossani, il capitano Rossani, poi adesso con Giovanni Pozza. Libro, poi ci sta Martino, che praticamente è a capo dell'istituto di cultura più importante insieme di Monopoli, ma non voglio fare torti agli altri istituti, istituto di cultura di Monopoli insieme al conservatorio, il polo liceale, lui è il dirigente ed è inoltre un lavoratore instancabile in altri campi, come per esempio il campo della storia dell'arte, la storia dell'arte locale, giornalismo. Io voglio sapere da Martino quando dorme la notte, quanto tempo dedica al riposo, perché veramente è molto, 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 molto attivo. Vabbè. Per quanto riguarda, entriamo rapidamente nel libro, perché se non voglio sottrarre tempo, devo fare. Ecco, il libro è questo qua, io lo illustro molto semplicemente, nel senso che è un testo composto praticamente da due parti. In una parte c'è il diario memoria di Vozza, no? E mentre la seconda parte, un appendice, è dedicata ad altri prigionieri dei campi tedeschi che hanno lasciato, diciamo, ricordo di sé e della loro prigionia, e adesso vedremo velocemente uno dietro l'altro. Questo è il faldone invece in cui erano contenuta la memoria di Vozza. Eccolo qui. Vozza stesso, che fu preso prigioniero dei Balcani, fa dopo la prigionia una specie di itinerario della sua prigionia, ed è una cosa che si vede a occhio come è stata complicata ed è stata dolorosissima, come per tanti altri che vissero quella condizione, diciamo, no? Per chiarirla meglio, vedete, viene preso prigioniero praticamente qui, e poi va a finire addirittura a ridosso della Bielorussia, ecco, qui poi ai confini dell'Olanda, sbattuto a destra e a manca. Diciamo. Per chiarire meglio questa cosa, basta guardare una carta a noi più familiare, più comune, no? Quindi da Dubrovnik in Jugoslavia, questo è il viaggio di andata per oltre 2190 chilometri fino a Wietzendorf in Germania, qui. Ecco, Wietzendorf. Poi da Wietzendorf praticamente lo portano in oltre Varsavia. Immaginate, essendo praticamente a Dublin, Irena, fece tutto l'inverno, immaginate cosa può essere l'inverno nella pusta polacca. Freddo, terrificante, no? Dopodiché da Dublin, Irena, fu ripreso, riportato in Germania e arrivò fino a Meppen-Vesuve, che è qui vicino all'Olanda, no? Non so se vedete il... Sì, si vede. Qui un andare e venire che io ho tratteggiato in maniera, come devo dire, estremamente sintetica, no? Fra diversi campi in questa zona della Germania settentrionale. Infine, quando poi nella primavera tarda del
nel 1945 arrivano gli alleati, viene liberato dal campo di Aurich Blomberg e piano piano, ma con molta, molta fatica, riesce ad arrivare a casa praticamente, no? Con un viaggio molto lungo da Oldenburg, che è qui, no? Fino a Monopoli. Da Oldenburg parte il 19 maggio e arriva a Monopoli il 28 agosto. Cioè tutto questo viaggio verde praticamente viene fatto in cinque mesi e passa. Questa è la parte, diciamo così, superficiale ed esterna del viaggio. Poi il viaggio, e di questo parlerà Domenico anche Flora, è fatto di immensa, grandissima sofferenza, di fede, è fatto di pungente ricordo e nostalgia dei suoi che sono a casa, e quindi è una testimonianza veramente che meritava di essere pubblicata, e Flora ha fatto un'opera veramente importante da questo punto di vista, no? Io penso che questo contributo, brevemente, si configura come un valido contributo alla storia della partecipazione italiana alla Seconda Guerra Mondiale, no? Contributo dimenticato a causa della sconfitta, purtroppo, e delle pesanti ripercussioni sociopolitiche di essa. Stesso destino, per esempio, è toccato ai profughi siriani. Su questo poi magari si potrà ritornare, no? Il testo poi, diciamo che viene arricchito, no? Ecco, questa è la calligrafia di Vozza, ancora. E qui ci sono addirittura l'attestato, questa è una cartolina, una lettera mandata dal vescovo di Monopoli, Bianchi. Chi leggerà il libro vedrà che ci fu un'attenzione da parte soprattutto della Chiesa nei confronti di questi sventurati, diciamo, no? E poi, ecco, questo è il Giovanni Vozza, che era un uomo alto, robusto, e che pure con tutta la forza che poteva avere una costituzione come la sua, soffrì veramente, veramente tanto. Nella seconda parte, ecco, rapidamente, la professoressa Villani ha messo altri che hanno avuto le stesse esperienze. L'ufficiale Azeglio Bregante, che poi è diventato generale, Mario Cammicia in uniforme di allievo dell'Accademia della Regia Marina. Qui c'è il fratello del professor Campanelli, il nostro professore Oronzo Campanelli, in divisa d'allievo ufficiale. E poi c'è la Dogana, il tenente di vascello Giuseppe La Dogana in alto uniforme, come potete leggere anche, e Francesco Montanaro, che fu preso prigioniero in Africa e poi dovette stare e stette per qualche tempo con Vozza. Qui abbiamo dei documenti forniti dai parenti di Montanaro alla professoressa, questo è uno, poi c'è questo, poi Montanaro si ammala, e qui c'è un attestato. Dopo Montanaro c'è un dottore abbastanza noto a Monopoli, che è il dottor Francesco Piangevino, no? Ancora Luigi Pirchio, poi ci sta un noto giudice, a me molto caro, perché in un momento difficile di Monopoli dette un contributo notevole alla ripresa della città, che era caduta sotto i colpi di Tangentopoli e era stata commissariata, ed è Lorenzo Semeraro. Infine abbiamo un ufficiale di Castellana, capitano di fanteria Onofrio dell'Erba, e la madre di
la madre di Cancelli, di Alfredo Cancelli, che è morto sotto un bombardamento a Francoforte. L'ultima cosa bella che contiene il libro, ma veramente una cosa interessantissima, è la testimonianza resa subito dopo la guerra, scritta in un quaderno da Beatrice Pirchio, di cui parlerà un po', parlerà Martino e un po' Martino Cazzorla e un po' parlerà la professoressa Villani. E quindi questo è praticamente il testo, no? Ora spetta a Domenico Cofano fare la sua presentazione in maniera molto più approfondita e meno frammentaria che può essere stata questa. Volevo soltanto che chi ci ascolta, ci sono quelli che ci ascoltano, vedesse un pochettino il libro e fosse anche invogliato a leggerlo e a comprarlo e a leggerlo. Ora passo la parola al professor Cofano perché faccia la sua relazione. Grazie Tonio. Permettetemi di avviare il discorso con un ringraziamento all'assessore Perricci e alla direttrice Capozza per l'impegno che stanno ponendo nel rilancio della nostra biblioteca e nella promozione culturale della città. Un grazie particolare a Tonio per le parole generose e affettuose con cui ha voluto presentarmi, non sottolineando il fatto che di quelle iniziative è stato coprotagonista solidale e attivo. Sono lieto di tornare. Sono lieto di tornare nel giro della biblioteca dopo un lungo periodo di assenza e di ritrovarmi tra l'altro con degli amici cari e autorevoli come appunto Tonio Bini, il preside Cazzorla. Io continuo con la dizione di preside perché non ho mai digerito le nomenclature successive, e con la collega, amica, compagna di scuola e di università Flora Villani. Però se anche non fossi legato a Flora da una lunga e solida amicizia, non esiterei a riconoscere i pregi della pubblicazione da lei curata con ineccepibile competenza del diario inedito di Giovanni Vozza intitolato Tappe di prigionia, relativo agli anni 1943-1945, ma scritto dopo la liberazione e addirittura, per quel che riguarda le ultime pagine, dopo il ritorno in Italia. Il lavoro, per la passione civile che lo anima e per la serietà e la sagacia con cui è stato concepito e organizzato, costituisce un prezioso contributo alla conoscenza e all'approfondimento di una vicenda tragica che non ha avuto per lungo tempo, come diceva anche Tonio, l'attenzione storiografica che meritava di avere, anche se proprio da poco è arrivato in libreria per il Mulino uno studio di Mario Avagliano e Marco Palmieri sui militari italiani nei lager nazisti. Si tratta infatti della vicenda degli internati militari italiani, cosiddetti IMI, ovvero, come ci spiega nitidamente Flora, degli ufficiali, sottufficiali e soldati che dopo l'armistizio dell'8 settembre 43 subirono la prigionia nei lager nazisti avendo rifiutato di passare dalla parte dei tedeschi o della Repubblica Sociale Italiana di Mussolini. Furono più di 600.000, ma circa 40.000 non fecero più ritorno in patria, uccisi dalla fame, dagli stenti, dalla denutrizione, dagli incidenti sul lavoro, dalle pallottole tedesche e dalle bombe alleate. Moltissimi furono anche gli invalidi. Possiamo parlare in sostanza di una sorta di resistenza passiva che ebbe varie nobili ragioni: la salvaguardia della dignità personale, i sentimenti monarchici, la fedeltà alle stellette e al giuramento militare, il senso dell'onore e della dignità. Per alcuni valsero poi anche convinzioni antifasciste e antinaziste di vario colore politico. Molti però, bisogna pur dirlo,
decisero di non collaborare per motivi meno ideali e più concreti: la volontà di non combattere contro altri italiani, l'ostilità verso i tedeschi, la convinzione dell'inutilità di ulteriori sacrifici, il timore di rappresaglie contro le famiglie, la disillusione, la stanchezza, l'opportunismo. Ci fu poi anche chi, per convinzioni politiche personali e per fedeltà ad un'alleanza che nel bene e nel male riteneva giusto onorare fino in fondo, scelse di continuare a combattere con i tedeschi e i fascisti o di lavorare per loro. Quella di internati militari italiani e non quella che sarebbe stata più corretta di prigionieri di guerra è la qualifica che attribuì loro la burocrazia tedesca, una burocrazia che non era affatto stupida, già che se fossero stati considerati prigionieri di guerra avrebbero goduto della tutela della terza convenzione di Ginevra. La storia della prigionia degli IMI è in effetti una storia un po' dimenticata, che non ha avuto la notorietà anche presso il pubblico di altre pagine coeve, certamente importanti come quelle della resistenza italiana ed europea. Eppure, cronologicamente, la prima opposizione al nazismo e al fascismo la fecero gli IMI dietro i reticolati, una resistenza condotta senza armi, ma che continuò senza tentennamenti fino alla fine della guerra. È un dato di fatto tanto più vero quanto più proviamo a riflettere sul concetto di resistenza e a non identificarlo solamente con la lotta armata. Il reiterato rifiuto di qualsiasi forma di collaborazione opposto ai tedeschi dalla gran parte degli IMI può benissimo rientrare appunto nella categoria della resistenza, così come vi rientrano la disubbidienza civile e l'aiuto e la solidarietà che ai partigiani e agli eserciti alleati offrirono in Italia le nostre donne, i nostri preti, i nostri contadini. Il generoso tributo di riconoscenza che è implicito nel rigoroso lavoro di Flora, rigoroso e tuttavia limpidamente comunicativo, è anche un modo, a voler richiamare le parole di Liliana Segre, di non perdere la memoria e di tramandare alla comunità il giacimento straordinario di storia che si nasconde nel racconto delle tragedie che le generazioni trascorse hanno patito in seguito alla predicazione e alla pratica dell'odio. Un giacimento che non deve essere disperso, ma anzi deve essere trasferito alle nuove generazioni. In effetti, la memoria riesce a persuadere e a educare molto più della fredda cristallizzazione storica che di solito si trova nella gran parte dei manuali scolastici. E questo soprattutto perché la dimensione circoscritta e in qualche modo localistica e municipale può essere ulteriormente, utilmente sperimentata come una preziosa porta di accesso alla conoscenza. Ecco perché è importante, in ideale continuità con le memorie di guerra di Mario Rossani, di cui sempre Flora si è a suo tempo egregiamente occupata, la testimonianza drammatica e commovente di Giovanni Vozza, uscita per i tipi delle edizioni del Rosone di Foggia. Il suo diario, che è già di per sé una testimonianza di coraggio, dato che i nazisti vietarono severamente agli IMI di tenere diari, il suo diario, dicevo, anche a voler prescindere da ogni valutazione di carattere estetico e letterario, per quanto ammirevoli siano lo stile piano della scrittura e la forte tensione narrativa, il diario si propone essenzialmente il compito di conservare vivo per le generazioni future, affidandolo non alla indifferenza documentaria della storia, ma alla verità profonda del racconto, il ricordo e la denuncia di una violenza assurda e consapevole, una violenza che ha umiliato la civiltà e che deve dunque costituire
un richiamo continuo alla responsabilità e alla vigilanza morale per evitare che orrori simili abbiano a ripetersi. Studiare un diario, fonte biografica e privata per eccellenza, significa far parlare gli eventi stessi attraverso la voce di chi li ha vissuti. Ed io ritengo che sia anche un modo di fare storia, o perlomeno di integrare la storia, perché è in grado di estrarre i giorni lontani della prigionia dall'oblio nel quale sono caduti e dimostrarli nella loro aspra quotidianità, così lontana dalla retorica fascista e dal destino vittorioso promesso agli italiani dall'alleanza con il Terzo Reich. Nel vasto e variegato panorama della memoria dei lager viene dunque a collocarsi come ennesima voce di un coro dignitoso e dolente il racconto di Giovanni Bozza, che vincendo la tentazione del silenzio ci offre il tragico resoconto dal basso e in diretta di un'agghiacciante esperienza, quella, quando peraltro molti indizi lasciavano presagire la fine della guerra, del trasferimento degli internati militari nei vari campi di concentramento. Il diario non solo riporta fedelmente e con straordinaria forza evocativa di quel doloroso soggiorno le condizioni di vita materiali, i campi di prigionia, i comandi di lavoro, la fame, il freddo, il lavoro, la mancanza di igiene, i maltrattamenti e le condizioni psicologiche, l'amicizia, i rapporti con i tedeschi e con gli altri prigionieri, la lontananza da casa dei familiari, ma contiene anche, integrate nella narrazione, alcune considerazioni e riflessioni di più ampio spettro, come quelle che fanno riferimento ai non pochi, virgolette, repubblicani della Pagnotta che optarono per l'adesione alla Repubblica Sociale. Non si può avere appieno il senso delle tribolazioni dei lager se non attraverso la citazione di qualche frammento della incredibile e terrificante odissea di Bozza, vissuta nel conforto della fede, nella dolce persistenza degli affetti familiari e nell'ancoraggio ai riti più cari. Rustici presepi che ricordano le belle tradizioni italiane furono allestiti in parecchie camerate. Da comuni pezzi di legna da ardere vennero ricavati simbolici pastori. Su fogli di carta raccolti qua e là e incollati fra loro con briciole di pane inumidite erano dipinte i paesaggi d'occasione. Era un modo per non disperare del tutto, per coltivare un barlume di fiducia nonostante le immani sofferenze. Quello che soffrì la notte lo sa solo il Dio. Non si poteva stare seduti o coricati per terra perché il terreno era bagnatissimo. Per muoverci da un punto all'altro bisognava scavalcare i compagni. Il freddo faceva tremare tutta la persona e battere i denti. Con Bastari, un commilitone, preparammo il letto, una mezza porta per evitare il contatto con il nudo terreno. Un mezzo telo da tenda fu utilizzato come lenzuolo. Stretti spalla, con addosso coperte e cappotti, si sperava di vincere il freddo e superare la notte. E qui, nel recupero di quel territorio infernale in cui venivano calpestati e derisi i più elementari diritti, nella rievocazione di quei giorni in cui l'unica speranza era quella di una provvisoria precaria sopravvivenza, nella registrazione di quelle atrocità inaudite, nel resoconto di quelle sevizie senza senso cui si contrappone la composta dignità e l'orgoglioso silenzio delle vittime, è qui il valore profondo della voce di Bozza, che non serve solo per trasmettere il senso della sua prigionia, ma anche per tenersi ancorato alla vita e alla speranza di giorni migliori, insomma per razionalizzare, oggettivare e infine esorcizzare la terribile esperienza.
Egli, anche quando rievoca i momenti più crudi delle torture e le stoiche manifestazioni della resistenza sua e dei commilitoni, riesce comunque a conservare una virile misura di equilibrio e persino di ironia. Basti qui ricordare il titolo Turismo obbligato che gli dà la cartina geografica su cui raffigura le varie tappe del suo estenuante calvario. Sempre prevale dunque la sua capacità di controllare e dominare le emozioni quando sono, comprensibilmente, sul punto di traboccare, e dominare e di cogliere i pochi fiori di umanità che pure affiorano talvolta nelle tenebre della prigionia, non solo tra i prigionieri, ma anche tra gli stessi tedeschi. Infine, dopo l'incertezza e lo sconforto, il momento culminante dell'agognata libertà. Il sogno che si avvera non indulge però a toni di enfatica esaltazione, ma si condensa nella conquista di una serena quotidianità, quella di chi può finalmente tornare alla propria casa e al proprio lavoro, ma non può dimenticare quei giorni in cui, per dirla con le parole di un altro internato, alle albe non seguiva il sole e i tramonti erano senza rosso di speranza. Nell'appendice, poi, Flora, che ci regala anche, per dirla con le sue parole, la memoria genuina e spontanea di Beatrice Pirchio, testimone oculare delle vicende belliche tra il 40 e il 45, vicende che lambirono anche Monopoli, che era sede di un'importante base segreta inglese, nell'appendice, dicevo, Flora, attingendo a una serie di fonti ricercate con certosina pazienza e ricomposte con straordinario nitore, disegna una serie di profili di altri monopolitani che condivisero il dramma dell'internamento e che lungo la sua galleria di ritratti veniamo scoprendo con golosa avidità. Azeglio Bergante, con le traversie della campagna di Russia, Mario Camicia, morto prematuramente a causa della tubercolosi contratta nei lager, Oronzo Campanelli, fratello del compianto professore Giacomo che noi tutti ricordiamo con nostalgico affetto, Giuseppe Ladogana, che addirittura al ritorno a casa non fu riconosciuto dalla moglie e dai figli, tanto era stremato nel corpo e nello spirito, Francesco Montanaro, che coraggiosamente rifiutò ogni proposta di collaborazione con il nemico per mantenere integra la sua dignità, Ciccio Piangevino, con i suoi sferzanti giudizi sui vertici militari schierati sul fronte dell'Egeo, Luigi Pirchio, poi morto, come ci ricorda Flora, nel generoso tentativo di salvare alcune donne coinvolte nell'incendio di un camion, Lorenzo Semeraro, di cui nel libro si riportano alcune interessanti considerazioni, in particolare sulle ragioni dell'antisemitismo tedesco, che risiedevano, secondo lui, non tanto nella convinzione della superiorità e purezza della razza ariana, quanto in un bieco disegno di possesso delle immense ricchezze degli ebrei. Onofrio Dell'Erba e infine Alfredo Cangelli, che muore a soli 24 anni a Francoforte sul Meno nel 1943 durante un bombardamento alleato. Molti di loro li abbiamo direttamente o indirettamente conosciuti e conosciuti anche per la loro probità umana e professionale e per il loro impegno civile, sicché talvolta ci si può chiedere, senza sia chiaro alcuna minima ombra di irriverenza, ma solo per il desiderio di cogliere le ragioni di certi percorsi sociali e civili, ci si può chiedere come mai, nonostante il loro passato, abbiano finito nel dopoguerra col collocarsi spesso su posizioni moderate e persino talvolta conservatrici o di destra. Pur con tutto il rispetto per le scelte personali, da chi ha vissuto esperienze
come quelle narrate da Vozza, ci si sarebbe aspettata, forse, una diversa collocazione, una diversa scelta di campo. Un'ipotesi è forse possibile, e mi sembra suggerirla la stessa citazione di Vozza che Flora pone ad Exergo della sua ricca e stimolante introduzione. Dice Vozza: diranno i posteri della nostra tragedia e del nostro rapimento, e giudicheranno anche chi ci ha lasciato infangare e ancora chi non ci ha sollevati dall'ingiusta umiliazione e dal triste abbandono. La verità è che dopo la guerra, come ci ricorda anche un romanzo di Giovanni Guareschi, Un Imi ritorna, la storia degli Imi venne rapidamente dimenticata. Fu messa in ombra, in effetti, da altre storie, ritenute portatrici di un contributo più sostanziale all'abbattimento del vecchio regime e alla costruzione del nuovo. Fu in parte rimossa da opportunità e convenienze politiche, da nuove alleanze e da nuovi equilibri internazionali, dal bisogno di tanta gente, dopo gli anni drammatici della guerra, di dimenticare in fretta più che ricordare con dolore. Fu inoltre trascurata a causa della non facile posizionabilità politica degli Imi, soldati sconfitti, non fascisti ma nemmeno partigiani, che appunto era difficile ricollocare nel nuovo contesto post-bellico italiano, democratico e repubblicano. Molti ex internati si sentirono così per anni quasi colpevoli, in quanto diversi dai soldati e partigiani italiani che avevano contribuito a liberare l'Italia. Intervenne pertanto una sorta di inevitabile distacco dall'esperienza appena vissuta e una qualche rimozione necessaria per inserirsi senza troppi traumi nella società italiana del dopoguerra, di un dopoguerra in cui il popolo spesso voleva, più che celebrare, dimenticare per ricostruire, voleva sacrificare più sull'altare delle speranze che su quello delle memorie. Non si deve nemmeno dimenticare che gli ex prigionieri, al ritorno in Italia, furono presi da una grande emozione e si lasciarono andare a manifestazioni di giubilo, ma poi, una volta giunti nei campi di transito e nei centri di raccolta, si ritrovarono spesso in condizioni assai difficili a causa dell'eccessivo affollamento e dell'insufficienza dei servizi igienici e sanitari. Inoltre, nel dopoguerra vi fu una forte presenza ed attività delle forze politiche di sinistra, che un po' non potevano, un po' non volevano favorire più di tanto l'integrazione degli ex Imi, soprattutto perché li consideravano soldati che non avevano partecipato attivamente alla lotta di liberazione dal fascismo, al contrario dei veri e propri partigiani. Anzi, gli ex Imi erano visti da un lato come un simbolo della recente disfatta e dall'altro, paradossalmente, come dei combattenti rimasti al servizio della causa nazista e fascista. Erano per questo guardati con molto sospetto e talvolta furono persino accusati di collaborazionismo con il nemico, accusa che gli internati sentirono come terribilmente infamante ed offensiva. Gli Imi, di conseguenza, reagirono con rabbia ai privilegi che furono accordati agli ex partigiani e che furono negati loro, e fecero presente che al loro rientro in Italia non avevano ricevuto niente, pur avendo molti una famiglia e pur avendo quasi tutti perso il lavoro. Si mostrarono dunque delusi dal mancato riconoscimento della propria esperienza come contributo alla resistenza e particolarmente offesi dal disprezzo mostrato verso di loro da parte dei partigiani e dall'indifferenza di gran parte della popolazione civile. Basti qui ricordare
che negli anni che vanno dal 50 al 77 agli IMI, tra i quali ricorrono nomi che poi diventeranno famosi, da Oreste Del Buono a Mario Rigoni Stern, da Tonino Guerra a Giovannino Guareschi, venne persino negata la concessione della qualifica di volontari della libertà, perché il Ministero della Difesa, cito, è del parere che sia doveroso mantenere una differenziazione tra i civili che volontariamente presero parte all'attività partigiana e i militari che, negando la propria collaborazione ai nazifascisti e subendo l'internamento, si attennero semplicemente ai doveri derivanti dal proprio Stato. Complessivamente, il cattivo stato di salute, i grandi cambiamenti sociali e politici avvenuti in loro assenza, le difficoltà finanziarie e lavorative, il disprezzo degli altri, la calcolata freddezza del nuovo Stato repubblicano, il sostanziale disinteresse della nuova classe politica contribuirono a convincerli di essersi trovati dalla parte sbagliata. E non c'è nulla di più pericoloso per la democrazia della disillusione di chi, per il disinteresse della classe politica, appunto, come avviene anche ai giorni nostri, viene indotto a credere di essersi trovato dalla parte sbagliata. Grazie. Se ci fosse bravissimo Domenico. Bravo, se ci fosse il pubblico ci sarebbe stato uno scrosciante applauso, Domenico. Domenico, grazie. Sicuro. Domenico, grazie. Quasi quasi non riconosco nelle tue parole il libro che ho curato. Mi sembra eccessivamente generosa la tua, i tuoi commenti e i tuoi giudizi. Comunque, grazie. Il dottore di mettere nella seconda edizione, se ci sarà, quel testo come una prefazione, che è una prefazione di una ricchezza, una profondità. Certamente. Notevole. Certo, ci sarà una seconda. Vi preannuncio però che ci sarà una terza pubblicazione, sempre sull'argomento, lo posso dire, che è già buon punto di preparazione, e sarà la vicenda, oltremodo drammatica, del dottor Antonio Lopriore, che tutti abbiamo conosciuto, padre di Vincenzo. Lopriore, cardiologo delle di Angela, Cinzia, le nostre amiche, che ebbe non solo fu fatto prigioniero, ma dove curare i prigionieri italiani, oltre a prigionieri stranieri di tutte le nazionalità, così come gli venivano presentati, e quindi dovette assistere da un punto di vista ancora più tragico alle orrende malattie che si svilupparono nei campi di concentramento. Perché orrende malattie, e il dottor Lopriore riuscì a portare fuori dal campo di Wasseralfingen, nel quale era stato tenuto prigioniero, riuscì a portare fuori dei quaderni sui quali aveva segnato i nomi di tutti i prigionieri curati con le relative patologie. Un armamentario semplicemente pauroso, che potrebbe essere interessante a chi volesse fare la storia della medicina, perché sono presenti le peggiori malattie che noi oramai abbiamo dimenticato. Comunque, poi avremo modo di riparlarne. Comunque, grazie ancora Domenico. Scusami Flora se ti ho interrotto. Ma... Sì, no, basta questo. Voglio ritornare sul motivo per il quale io mi sono appassionata tanto a questi racconti, a quello di Mario Rossani e a quello di Giovanni Bozza. Ed è stato proprio per il silenzio che è calato su queste vicende. Personalmente ho conosciuto Lio Bregante, il diminutivo. Lio Bregante, che era frequentava assiduamente la mia casa, la mia famiglia. Io ero molto piccola, quindi non mi rendevo conto delle cose che raccontava, però capivo che doveva trattarsi di qualcosa di veramente tragico. Bene, il ricordo di quel volto, di quei discorsi per me incomprensibili, è rimasto indelebile nella mia mente. E quando la nostra amica Vanna Rossani mi disse che esisteva il diario dello zio Mario,
per me fu un'occasione molto grande, molto bella, per poter entrare in quel mondo che avevo visto da lontano in maniera molto, molto opaca, molto nebulosa. E sempre la stessa Vanna Rossani, dopo la pubblicazione del libro dello zio Mario, mi fece sapere che c'erano altri ricordi ugualmente interessanti, che erano quelli di Giovanni Vozza, che è il suocero di una sua amica e collega. E quindi fu per me un'occasione ghiotta per andare e per prenderne visione. I nipoti sono stati gentilissimi, i figli di Franco Vozza, prematuramente scomparso alcuni anni fa, l'avvocato Franco Vozza, sono stati ben lieti di autorizzare la pubblicazione. Ma di questo diario gli stessi nipoti non si rendevano conto, così come i figli di Mario Rossani non si rendevano conto dell'importanza storiografica, perché qui non è soltanto una questione di dimensione umana, affettiva, validissima per carità, la storia cioè che parte dal basso e che si crea nel momento stesso in cui qualcuno la racconta, ma c'è anche una dimensione storiografica molto importante. Io ho inviato, per motivi di Covid non ho completato questa mia operazione, ho inviato il libro di Mario Rossani a Gabriele Ammermann, che è la più importante storica tedesca sul tema degli IMI italiani. La storica tedesca, in qualche parte del suo voluminoso libro, è questo qui, sugli IMI italiani, dice che non conosce la situazione degli IMI mandati a lavorare e nelle campagne, perché le fonti sono al riguardo molto scarse. Quando ha avuto il libro di Rossani mi ha scritto una lettera di compiaciuta, perché nelle ultime pagine delle sue memorie, così come fa Vozza, Vozza e Rossani raccontano delle condizioni di lavoro nelle campagne del nord-ovest della Germania, loro furono mandati ai confini con l'Olanda. E anche quello è uno spaccato della realtà lavorativa, erano gli schiavi di Hitler, i poveri italiani, molto importante. Così come la storica Elena Aga Rossi, quando ha ricevuto il libro, è rimasta molto interessata, perché Rossani parla della resa di Leiro, così come Giovanni Vozza parla della resa nella zona della vecchia Ragusa, l'odierna Dubrovnik, cioè nella zona della Montenegro, Croazia, perché lei nei suoi libri che ha scritto, una nazione allo sbando soprattutto, è uno dei suoi due libri, l'altro è dedicato a Cefalonia e alla tragedia di Cefalonia, dice che ancora sono in parte sconosciute i momenti della resa dei vari reparti, perché noi dobbiamo pensare che dall'Egeo, dalle isole del Dodecaneso, Rodi, Creta, Leiro, Corfù, Creta, alla Grecia, a tutti i Balcani, furono moltissimi i reparti che si arresero più o meno consapevolmente. E quindi non tutto è conosciuto. Voglio dire, c'è una dimensione storiografica che è presente in questi diari, molto importante, anche perché sia Rossani che Vozza non erano degli sprovveduti, erano entrambi laureati e quindi erano consapevoli di quello che accadeva. Difatti l'8 settembre, quando tutti i soldati e alcuni sottufficiali felici inneggiano alla fine della guerra e all'armistizio che è stato sottoscritto, gli ufficiali invece, e Vozza lo sottolinea con molta attenzione, si preoccupano, perché si rendono conto di quello, della tragedia che sta per cominciare, tragedia che poi effettivamente si realizza. E poi vi racconterò però che ci furono anche delle storie belle in questa tragedia, come sempre accade, storie d'amore, storie di salvezza, storie di tenerezza, storie di amicizia, ma questo poi lo diciamo dopo. Adesso diamo la parola a Martino. Chiedo scusa Flora, ma non era previsto così la cosa. Comunque va benissimo. Tutto qui dato. È perché le sollecitazioni che sono venute dal discorso di Domenico mi hanno costretto a parlare. Mi hai tolto a me la possibilità di fare le felicitazioni a Domenico, ma comunque andiamo avanti. Niente, dovevo dire soltanto che
quello che, come l'ha presentato Domenico, mi pare che sia veramente un modo straordinario e ha valore non soltanto dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista letterario, perché la presentazione è fatta veramente molto bene ed è molto profonda, e capite anche perché, dopo aver ascoltato Domenico e Flora anche, ma soprattutto Domenico, perché non potevo dire altro, dovevo soltanto presentare le fotografie Ubi Maior in Orcessa. Passo la parola a Martino. Grazie Antonio, e io ringrazio anche Domenico per la bella presentazione di questo libro che merita, e soltanto il tempo, e quindi un anno e qualche mese oltre non siamo riusciti a presentarlo, ma un ringraziamento particolare a Flora Villani, perché ha saputo recuperare non soltanto il diario, ma anche un po' la storia che mette insieme le diverse tappe di prigionia. Con queste figure, devo dire, io le ho conosciute alcune di queste figure, però non sapevo che c'era questa storia dietro di loro. Certo, non sono venuti fuori momenti per tirarli fuori. Lo stesso dottor Lo Priore era il mio medico di famiglia, quindi io bambino lo ricordo benissimo come persona, come medico, con la sua pazienza, con la sua attenzione. E quindi chissà quante cose mi avrebbe potuto dire in una fonte diretta di contatto. Ora, il punto su cui devo in un certo qual modo presentare questo libro sono queste 8 pagine che nascono da un altro diario, ma in realtà è un ricordo di memoria che Flora ha saputo intercettare e recuperare da Beatrice Pirchio, che tra l'altro abita non molto distante qui da dove mi trovo anch'io. Beatrice Pirchio, classe 1925, è tuttora vivente, e in 8 pagine manoscritte, ma in una particolare semplicità, ci presenta la situazione di Monopoli negli anni della guerra. La guerra vissuta a Monopoli, questo è il testo, e quindi questo è lo spazio entro cui mi muovo. Faccio una premessa, è la testimonianza di una ragazza, è del 1925, quindi ha poco meno di 20 anni. È una ragazza che coglie in maniera molto attenta a quelli che sono gli eventi, e devo dire alcuni passaggi diventano anche interessanti per capire che cosa è successo a Monopoli, visto tra l'altro un po' dal basso, perché il padre gestiva un'osteria, quindi era un luogo in cui si trovava gente molto semplice, molto umile, però riesce a cogliere da questa casa che loro avevano in via Tenente Vitti, che era proprio a pochi passi da quello che era il comando militare italiano presente a Monopoli, riescono a cogliere quella che è la storia, quello che stava succedendo in città. Sono poche pagine, però poche pagine davvero significative, e che si collegano soprattutto, in quello che sarà l'oggetto del mio intervento, al bombardamento del 16 novembre del 1940. Beatrice inizia subito. Come cominciò non ricordo, però percepisce che Monopoli si riempie di soldati. Anzi, ci sono diversi gruppi di plotoni di soldati che le incontra, abita dalle parti più o meno della stazione, che vanno verso la stazione o che arrivano dalla stazione. In via Tenente Vitti c'era il comando italiano militare e loro abitavano lì. Poi parla di quello che era il momento in cui arrivavano gli aerei per i bombardamenti. La sirena d'allarme, quella collocata sul campanile della chiesa di San Francesco d'Assisi. E i rifugi erano due, uno al Borgo e l'altro a Sant'Antonio. Questi sono i due rifugi più importanti presenti a Monopoli, ma in realtà ne possiamo contare oltre una ventina tra quelli che sono i rifugi pubblici e poi anche quelli che vengono integrati come rifugi privati. Una sera, il 16 novembre 1940, erano circa le ore 20. Le ricorda, stiamo parlando di una ragazza che deve ricordare quello che è accaduto oltre 70 anni fa. E nella cantina di papà vi erano molti uomini come sempre. Suona la sirena, contemporaneamente gli aerei erano su di noi, impossibile uscire. Questo dato è straordinario, perché in realtà l'allarme aereo viene dato alle 19.36,
Ma una delle debolezze della protezione antiaerea era quella che non c'era la possibilità di avvisare immediatamente la popolazione. Uno, perché di fatto il radar come se non ci fosse, quindi gli aerei si vedevano a vista, e lo stesso Podestà aveva richiesto che la presenza di una barca a largo di Monopoli, collegata via radio con quella che era la torretta che stava sul castello di Carlo V, poteva in un certo qual modo dare qualche minuto in più di vantaggio per ascoltare l'arrivo degli aerei e quindi dell'incursione aerei che arrivavano dal mare e arrivavano soprattutto dal lato della Grecia. Beh, insomma, questo elemento è fondamentale, perché quella sera gli aerei arrivarono a Monopoli, ma la sirena, non dico che suonò subito dopo, diciamo immediatamente prima, ma gli aerei erano già addosso. Tenete conto un altro aspetto, che la sirena veniva suonata dal custode del comune, un certo Michele Litterio, che era addetto alla sirena, che doveva andare a raggiungere oltre l'attuale villa comunale per dare il suono della sirena che venne in realtà poi spostata proprio all'interno della sede del comune. Quindi immaginate che situazione. L'azione su Monopoli. Il testo va avanti in maniera molto semplice. Non uscimmo dal locale, quindi ci siamo rifugiati all'interno della cantina stessa, solitamente nei sottoscali, quindi viene utilizzato come rifugio privato. Ho in mano la figura della Madonna della Maglia e si pregava. Fuori gli aerei volavano a bassa quota. È vero, gli aerei nell'incursione di Monopoli non volavano alti, erano aerei che volavano a bassa quota, che avevano intenzione di colpire, e colpire in maniera precisa. Tenete conto che queste incursioni avevano un grande margine, quando uno dice una sorta di bombardamento chirurgico, assolutamente non chirurgico, perché la bomba cadeva, ma aveva come distanza dall'obiettivo anche un margine di diversi chilometri. Pertanto, quindi, era difficile poter dire che l'operazione poteva essere chirurgica. Chirurgica su Monopoli voleva dire due situazioni. Una era la società italiana Petroli e l'altra era la zona delle cisterne che si trovavano proprio fuori l'abitato di Monopoli, che allora erano tra l'altro anche in costruzione, anche se però le cisterne erano piene. E infatti fuori gli aerei volavano bassi, si sentiva il tremendo rumore delle bombe inglesi che cadevano. Erano bombardamenti di inglesi, aerei inglesi. Tremendo rumore delle bombe, perché anche nelle interviste raccolte da chi ha sentito il sibilo di queste bombe che cadevano, era qualcosa che non si poteva ascoltare per il tipo di rumore, perché le eliche, il vettore interno delle bombe, nella loro girostabilizzazione creava questo sibilo terribile fino allo schianto. Finì l'allarme in realtà finisce, il cessate allarme alle 21:10. La città Monopoli era completamente nel buio. Si iniziò a capire che cosa stesse succedendo soltanto intorno a mezzanotte, quando iniziarono a sentirsi le prime situazioni, le bombe che erano cadute. Ne caddero ben 60 di queste bombe tra la zona che da Porto Rosso fino ad arrivare alla zona della Cervinia, che era la zona in cui si stavano realizzando, completando in realtà, i depositi sotterranei, questi grandi serbatoi. Torno però al racconto della Beatrice Pirchio. Ci incamminammo al buio. Per fortuna c'era la luna, verso la campagna, dietro al cimitero, presso la chiesetta dello Spirito Santo. Monopoli si spopola immediatamente. Viene lasciata Monopoli e molti si trasferiscono in campagna. Diciamo che un terzo della popolazione monopolitana di fatto già oggi vive in campagna, ma un altro terzo si trasferisce in campagna, quindi i due terzi della popolazione di Monopoli vivono fuori Monopoli e soltanto un terzo resta Monopoli. Perché abbiamo questi numeri? Perché il Podestà dell'epoca fa una ricognizione di quella che era la situazione, e anche con questa popolazione i rifugi non erano in grado di poter accogliere la popolazione che allora era residente, perché non si era trasferita in campagna. Ci incamminammo al buio, per fortuna c'era la luna. E in effetti c'era la luna, perché il 15 novembre era luna piena.
Il 16 novembre una leggera gibbosità, ma in realtà la luna permette ancora di vedere. Cioè gli inglesi avevano scelto per colpire Monopoli, per poterla vedere, perché pensate c'era il coprifuoco, quindi era una città che era al buio, proprio la sera del 15 di novembre, giorno di luna piena. Ci avevano già provato nella notte tra il 14 e il 15 alle ore 3:30 della notte, ma il tentativo aveva creato qualche bomba soprattutto nella zona della Cervinia e quindi poco su Monopoli, mentre la sera del 16 di novembre le bombe cadono su Monopoli. Cadono, vi dico, si parte dalla zona della Porta Vecchia, da Porto Rosso arrivano, perché si vedono arrivare da Porto Rosso, Porta Vecchia, tagliano il centro storico, la mitragliatrice che sta sul castello, questo modello 39 in realtà era un modello 35 di mitragliatrice adeguato da una contraerea della Marina a una contraerea messa su un fusto sul castello di Monopoli. In realtà iniziano a sparare, tutte le testimonianze dicono che dopo il primo crepitare dei colpi le mitragliatrici si interrompono, si erano fuse le canne, le mitragliatrici non erano idonee per quel tipo di reazione. Salgono questi aerei, lanciano le bombe e le bombe si trovano un po' come ce le dice la signora Pirchio stesso. Il giorno dopo si cominciò a sapere che due case erano crollate, una in via accanto alla chiesa di Santa Lucia, parliamo della casa Pipoli, e l'annessa casa, in realtà i De Pasquale erano andati via, di proprietà della famiglia De Pasquale. Nella conferenza che ho fatto in Biblioteca Rendella il 19 novembre di 2 anni fa, mostrai in maniera inedita queste fotografie che sono tornate alla luce e che presentano proprio gli effetti del bombardamento su Monopoli. Una in via Rattazzi è la casa di Leonardo Masulli, del dottor Vincenzo Masulli, che è una casa che viene giù, infatti la Pirchio dice accanto al presente negozio all'Aurora. Tenete conto che proprio davanti all'Aurora c'era un altro rifugio in grotta legato all'incursione, ma in realtà viene giù la casa. Casa che viene giù perché queste bombe esplodono, cadono 60 Monopoli, ma quelle che esplodono sono pochissime, meno di una decina di queste bombe. Una di queste bombe, che rimane inesplosa, cade a 200 metri dall'ospedale, perché poi gli aerei salgono lungo tutta via San Martino e arrivano all'ospedale. Ed è una bomba di 500 libbre che verrà fatta brillare sul posto due giorni dopo e per l'effetto dell'esplosione, pur con gli artificieri, si rompono i vetri dell'ospedale. Quindi immaginate se quella bomba fosse davvero esplosa senza essere stata messa in sicurezza dagli artificieri. Un'altra grande bomba inesplosa si trova alle nostre spalle, vicino alla soglia di un portone inesploso. Anche di questa ci sono le fotografie, quelle che presentai in biblioteca. Ma ancora una la troviamo nella chiesa di San Cosimo Vecchio, presso al borgo, sfondando la volta e finendo sotto l'altare. In effetti è così. Nella chiesa di San Cosimo, entrando sulla destra, in alto c'è una sorta di oculo da dove questa bomba è entrata, e anche di questo ricordo la testimonianza del sagrestano della chiesa di San Cosimo, che ora è morto, e che diceva la bomba era lì. Bomba che poi è stata confermata anche da altre testimonianze. Se quella bomba fosse esplosa, la chiesa di San Cosimo, come la chiamiamo oggi San Domenico, o come si chiamava San Domenico, non sarebbe stata più la chiesa che vedremo noi oggi. Poi dice ancora, solo un morto sotto una casa crollata, quindi sa anche lei, quindi non ha 20 anni ma si ricorda bene la situazione, non cittadino monopolitano del signor Cancelli, ed è Clemente Cancelli, il segretario del comune di Monopoli, che muore non perché la bomba esplode, ma cade e urtando fa cadere giù dei tufi che gli finiscono addosso in testa e quindi muore. Ricordo anche un'altra situazione. Con Clemente Cancelli c'è il figlio Raffaele, l'altro figlio Alfredo, quello che tu, Flora, riporti nel libro, è quello che muore, guarda caso, ironia della sorte, nel bombardamento di Francoforte. Quindi anche questi sono legami stranissimi. Raffaele, fratello di Alfredo, che in realtà accompagna il padre dal comune e sta rientrando a casa, la casa si trovava vicino all'attuale piazza D'Annunzio, quindi fa quella strada, passa da via Polignani, arriva al civico 20, dove c'era
la farmacia Madonna della Madia, la farmacia Rossani, e si nasconde all'interno del portone dell'androne, dove ci sono anche altre persone, tra cui c'è Fonzatid, che sarebbe l'addetto alla portineria dell'ufficio anagrafe, che aveva sede all'interno di quel palazzo lì, e soltanto che su di lui cade questo tuffo e muore. Il figlio invece va a rifugiarsi, a nascondersi, preso nel panico, perché immaginate che cosa è successo, il fragore di questo crollo, all'interno della chiesa di San Cosimo, dove viene poi ritrovato in stato confusionale. Quindi la testimonianza dell'Apicchio è straordinaria, perché ci permette di mettere in collegamento quella che è la storia che ritroviamo nei documenti con la storia nel racconto di quello che le ricorda. E questi non sono dettagli che gli sono stati detti, gli sono stati riferiti in quel contesto, in quel momento. Gli aerei volavano bassi, questo lo dicono tutti quanti. Volevano colpire il deposito perché c'erano gli infiammabili. L'aereo lanciò uno spezzone incendiario per illuminare la zona. Per una strana combinazione lo spezzone si insabbiò nel cumulo di sabbia usato lì per i lavori. Come ho detto, alla Cervinia c'erano i lavori in corso, quindi sicuramente c'era sabbia, c'era tufina, c'era tutto quello che poteva servire su un cantiere. Questo spezzone, anche questo è interessante, si spegne perché si insabbia. Mettendoci all'interno di questo spezzone del fosforo e delle sostanze chimiche, che nelle istruzioni che vengono date dalla protezione le istruzioni erano quelle che se fossero stati spezzoni o se fossero state piastrine, non metterle nell'acqua, perché uno vede una fiamma e che cosa fa? Va e ci butta sopra dell'acqua. Oggi nei corsi che facciamo per l'antincendio sappiamo invece che su alcune situazioni l'acqua, invece di spegnere il fuoco, lo alimenta. Guarda caso finisce nella sabbia, fortunosamente, perché l'unico materiale in grado di spegnere quello spezzone è proprio la sabbia. E la Pirco, in maniera ingenua, perché non poteva sapere assolutamente di questa caratteristica, lo racconta come testimonianza. Perché? Perché il marito, allora non erano sposati, lavorava lì e quindi dice esattamente quello che è successo. Stesso scampato pericolo avvenne sulla banchina dove c'erano fusti di benzina in attesa di raggiungere i mezzi militari italiani. A fine guerra, anche questo fa parte della tradizione monopolitana, i piloti inglesi dissero che sul Monopoli vedevano come una nebbia che la avvolgeva. La nebbia, per altre tradizioni, è la Madonna della Madia che continua a proteggere la città di Monopoli e che quindi con questa nebbia non diede la possibilità di poter colpire la città. Ora, ognuno può interpretare come vuole il senso di questa nebbia. Possiamo interpretarlo in varie maniere. Che in una serata di luna piena qualcuno non veda Monopoli può anche capitare, perché di fatto era tutto al buio, quindi non c'era assolutamente possibilità di vedere quali bersagli colpire e quali no. Qualcuno ha anche ipotizzato che invece i piloti avessero la pianta di Monopoli al contrario. E qualcuno ha ipotizzato, ha fatto anche altre teorie. Io posso dire soltanto una cosa. Uno, gli aerei volavano bassi e quindi potevano e sapevano colpire. E venivano per colpire e uccidere. Perché le bombe sono cadute, nell'80% delle situazioni, dentro l'abitato di Monopoli. Ed erano bombe che esplodevano. Due, forse volavano troppo bassi e quindi le spolette a innesco non hanno avuto la possibilità di innescarsi, perché la maggior parte di queste bombe sono rimaste inesplose. E quindi se io la bomba non ha la possibilità con la spoletta a tempo di raggiungere il punto di caduta nel tempo, e quella bomba non esplode. Altra ipotesi, questa ce la possiamo e ce la dobbiamo pure dire, però non sarebbe giustificabile su un bombardamento di questo tipo qui, è che a Monopoli c'era una società italiana, italo-americana dei petroli. E quindi qualcuno forse ha fatto un'azione, chiamiamola dimostrativa, dal punto di vista il bombardamento lo facciamo, però non tocchiamo la società americana. Ma che senso avrebbe avuto fare un bombardamento su una società italo-americana con dei serbatoi enormi che erano visibilissimi anche se erano stati camuffati, cioè dipinti di grigio per nasconderli come se fossero delle case,
e che si trovavano a piena vista sul mare, come li possiamo anche ora oggi noi vedere. Diverso il discorso della Cervinia, che era più isolato e che quindi era in mezzo ai campi, quasi mimetizzato tra gli ulivi, così come ancora oggi è questa situazione. La Pirchio dice: la nostra cantina si chiuse per mancanza di vino, su di un traino caricammo qualcosa da meglio, e infatti ci sono le fotografie di quei giorni in cui questi traini caricavano tutto quello che si poteva caricare, soprattutto in via Rattazzi e tutta la zona proprio vicino anche a via Santa Lucia, cioè tutto il quartiere murattiano attorno alla chiesa di Santa Lucia viene praticamente evacuato, che però in realtà era il nucleo centrale di Monopoli, tutto il resto era più che periferie e case sparse. Caricammo qualcosa da meglio, ci portammo alla tessera del comune il pane nero e ce ne andammo in campagna. In campagna, qui era il racconto, diventa un racconto legato alla campagna, però è interessante notare come la Pirchio sa che sul Monte San Nicola loro avevano questa campagna più o meno nei pressi di Antonelli, perché poi andavano lì a prendere il pane, quindi sicuramente avevano saputo che sul Monte San Nicola c'era una postazione di avvistamento della contraerea. E la sera mio zio Pietro ci leggeva il libro Il Conte di Montecristo. Piccoli trulli, si sentiva soprattutto la fame. Molto bella una citazione che, diciamo, ci accomuna un po' tutti, perché un po' tutti noi abbiamo questa comunanza con il liceo. Viene a trovarci la famiglia Sorino. Un figlio, Luca, tra questi c'è anche un figlio Luca, che poi è divenuto professore molto conosciuto. E quindi anche questo il ricordo del nobile professor Luca Sorino. L'acqua del pozzo ai vermi, ma tutte le acque dei pozzi hanno i vermi, magari prima l'acqua la si beveva anche con i vermi, e come dice la Pirchio non ci dava fastidio, oppure c'erano altri pozzi di contadini che avevano acqua un po' più pulita. Altre indicazioni storiche: le incursioni aeree erano a Taranto, a Brindisi e a Monopoli erano cessate. Sì, in effetti è così. A Monopoli le incursioni continuano fino al 42, però in realtà sono incursioni soltanto di ricognizione, non ci sono bombardamenti, perché i bombardamenti si spostano verso la zona di Taranto e in alcune testimonianze raccolte si vedeva addirittura dalle nostre colline il bombardamento effettuato su Taranto, sia per i suoni e sia per i bagliori. Quello che però ci dice la Pirchio è interessante ancora. La sera, strade, case, nel buio più severo, sembrava vivere in una Monopoli fantasma. Beh, in fondo non è molto diverso da quello che viviamo noi dopo le 22 di sera, più o meno da un anno a questa parte, o quantomeno in situazioni e fasi alterne, perché anche il nostro è coprifuoco. L'unica cosa che è di differenza è che noi non abbiamo l'oscuramento. Immaginate di pensare a una città che non solo non cammina nessuno, ma è completamente al buio. Assicuro che si manca l'orientamento, a parte il timore e la paura che si può provare. Poi a un certo punto arrivò una fila di tanks e camionette, era l'arrivo degli inglesi, che prendono il loro posto nel comando italiano. In realtà la presenza degli inglesi, Flora ce la presenterà in un'altra situazione, c'era anche un servizio di intelligence, c'è una grande storia da raccontare su questa presenza degli inglesi. La Pirchio mette altre situazioni che sono un po' racconto, un po' leggenda, un po' narrazione. Molti inglesi venivano aggrediti, picchiati e si disse anche peggio, cioè io utilizzo il termine, vennero anche uccisi dai monopolitani che non avevano un gran rapporto con gli inglesi. Con i paracaduti inscrivibili e coperte di lana le sarte, con i paracaduti inservibili e coperte di lana le sarte cominciarono a confezionare vestiti anche belli e cappotti. Vorrei immaginare mia nonna, che all'epoca era sarta, chissà se anche lei ha confezionato questi oggetti con questi paracaduti. Però vi devo dire una cosa, c'è una cassa che abbiamo portato con mia zia dalla casa di via Pirrelli, poi l'abbiamo portata in campagna perché non ci sono di quelle casse che non servono. Dietro quella cassa era una delle casse che contenevano i paracaduti, quindi questo collegamento per me è straordinario per confermare quello che è il racconto che a volte noi ritroviamo anche all'interno degli oggetti. Poi parla dei soldati indiani, che erano un po' strani, e poi bevevano molto il vino bianco, forse ricordava lo champagne o qualcos'altro, il vino bianco delle campagne di Conversano.
Ecco, questo è un altro elemento, confermato anche in altre testimonianze. Gli inglesi frequentavano molto, e li frequentavano un po' per le amicizie, un po' per i contatti, nel senso buono proprio della parola. Però alcuni piangevano, lo dice, ci disse mio padre, era la sera di Natale in cui questi canti natalizi che inneggiavano gli inglesi erano canti in realtà molto tristi perché loro pensavano alle loro famiglie. Questo è anche il lato umano di questi inglesi che fino a un anno prima avevano bombardato Monopoli, non soltanto Monopoli, perché lo scopo era proprio quello di bombardare e colpire non soltanto le strutture, ma soprattutto il morale della popolazione. Era uno scopo altamente politico e quindi di pressione psicologica, una campagna di guerra fatta attraverso la guerra, ma per colpire più che lo Stato, la popolazione che doveva poi rivoltarsi contro lo Stato. Ed era l'effetto di questi bombardamenti, di queste incursioni. Però dice anche, sotto l'attuale settimo cielo c'era invece il club degli ufficiali, solo per gli ufficiali superiori inglesi, e dove ogni sera venivano invitate ragazze e signore di alto ceto, di famiglie importanti. Si ballava, tanti festini allegri e si sapeva non proprio più bene. Anche questo, tante gravidanze vengono lasciate dopo il passaggio inglese, alcune rispettate, onorate, alcune con tante promesse e, dice la Pirchio, poi dimenticate. Resta però questo paracadute di seta, certo, da paracadute non certo preziosa, che però farà da contorno e da nuovo matrimonio per una Monopoli che all'epoca voleva e aveva intenzione, come ha detto Domenico Cofano, come l'Italia, di dimenticare per poi ricominciare con tanta speranza. Grazie Martino. Grazie. Bravo Martino. Bravo. Ok, hai dimostrato due cose fondamentalmente, no? Le tue grandi capacità fabulatrici, no? Che avvincono chi ti ascolta, e anche come si fa un po' veramente approfondito di un testo e di un documento storico come quello della Pirchio. Tonio, alza la voce, non si sente. Confrontandolo con altre fonti, come hai fatto in maniera veramente eccellente. Io penso però che sia giunto il momento di far parlare Flora, che ha fatto bene prima anche la parola, e che quindi avrebbe da dire parecchie cose, no? E visto che abbiamo parlato della Pirchio, presentare chi è la signora Pirchio. Di nuovo si esce, di nuovo singhiozzante la voce. E adesso chiudo il microfono di Martino così non senti più. La senti ora adesso? Ecco. Sì, ora sì. Sì, perché era molto sensibile il microfono di Martino. Allora, niente, chiedevo se potevi presentare brevemente, perché poi ti faccio altre domande a Flora. Chi è la signora Pirchio? Allora, la signora Pirchio, dunque io giungo alla signora Pirchio attraverso un percorso rocambolesco. Nelle memorie di Giovanni Vozza si dice che Luigi Pirchio riceveva dei pacchi da una sorella che era suora di Ivrea, giovanissima suora, e viveva probabilmente la novizia e stava proprio nella città di Ivrea. Bisogna premettere che i pacchi dall'Italia meridionale non arrivavano ai poveri prigionieri, arrivavano soltanto dall'Italia centro-settentrionale, che era sotto il controllo dei nazifascisti. Per cui se i meridionali, Vozza dice che i meridionali erano disgraziati tra i disgraziati, se i meridionali volevano ottenere qualcosa dovevano necessariamente rivolgersi a persone che vivevano nel nord Italia. E difatti Luigi Pirchio scrive alla sorella Clara Pirchio, la quale gli manda qualcosa come può e quello che può mandargli. Naturalmente io, arrivata a questo punto, contatto la mia amica Anna Mastropasqua, che è suora di Ivrea, adesso vive a Roma, e le chiedo se ha mai sentito parlare di una suora Clara Pirchio. E lei mi dice no, io personalmente no, non posso, perché probabilmente è molto più anziana di me, però rivolgiti alla responsabile dell'archivio della congregazione di Ivrea. E mi ha il numero, io telefono a questa suor Giuseppina, la quale mi trova la scheda di Clara Pirchio e dice che ha dei parenti, in effetti è di Monopoli, è nata a Monopoli, ha dei parenti a Monopoli, che sono i signori Barnaba, e mi fa il nome, fratello e sorella, i nipoti di questa suora Clara Pirchio.
cerca di qua, cerca di là, chi sono questi Barnaba? Mio marito mi dice, c'è un medico che si chiama Barnaba, e difatti io mi presento allo studio del dottor Barnaba, non mi ricordo il nome in questo momento, il quale mi dice, sì, è vero, Clara Pirchio era nostra parente e Luigi Pirchio era mio zio, il fratello di mia madre, la signora, questa signora Pirchio sposata con Liberino Barnaba. Dice, però rivolgiti a mia sorella Maria Antonietta. Maria Antonietta Barnaba, che vive a Padova, io riesco ad avere, tramite altre amicizie, il recapito telefonico, oltre che alle indicazioni del fratello, il recapito telefonico di questa Maria Antonietta Barnaba, la quale dice, sì, è vero, però io questo zio Luigi Pirchio non l'ho mai conosciuto, dobbiamo andare da mia cugina Beatrice Pirchio. Beatrice Pirchio, che non solo ha delle fotografie di Luigi Pirchio, che era suo cugino, ma ha anche tutti questi ricordi, e quindi siamo arrivati a trovare Beatrice Pirchio, che è una signora vivacissima, è una signora molto intelligente e, nonostante gli anni, ancora in grado di raccontarci e di contribuire al recupero memoriale della città. Io, a proposito del bombardamento di Monopoli, vorrei aggiungere però un'altra cosa. In quel periodo, cioè a metà novembre del 40, c'era tutto un movimento sull'Italia meridionale, perché tra l'11 e il 12 novembre del 40 Taranto fu oggetto di un violentissimo bombardamento, cioè le navi all'interno del porto di Taranto furono bombardate, e lì erano state raggruppate navi da guerra molto importanti, di cui tre fondamentali per il traffico della marina italiana nello Ionio. E il bombardamento fu una novità nell'ambito della guerra aerea, perché gli aerei viaggiarono di notte, cosa che invece gli aerei italiani non facevano, ed in questo mi collego a quello che ha detto Martino, gli aerei inglesi che arrivano a Monopoli di notte, gli aerei italiani in quel periodo di notte non volavano. Non solo, ma questi aerei per bombardare Taranto partono da una portaerei che era situata nello Ionio meridionale, la portaerei Illustrious, e anche quella fu una novità assoluta nell'ambito della guerra aereo-navale. Perché bombardano? Ovviamente per mettere fuori gioco la marina italiana. Fondamentale l'eliminazione delle navi nel porto di Taranto, perché gli inglesi, perché dal porto di Taranto gli italiani avevano sotto controllo la base militare di Malta. Non solo, ma l'Italia meridionale costituiva un ostacolo al collegamento tra le navi esistenti nella base di Gibilterra, sempre degli inglesi, e quelle esistenti nella base di Alessandria d'Egitto. Quindi aver eliminato la potenza di fuoco della marina che si trovava a Taranto consentì agli inglesi di riunire le due parti della sua flotta. Addirittura fu fatto talmente bene questo attacco, per loro ovviamente, ma non per gli italiani, tanto meno per gli abitanti di Taranto, che nel maggio successivo vennero a Taranto degli ufficiali giapponesi a studiare come era stato portato avanti il bombardamento di Taranto, e lo studiarono e lo utilizzarono in parte, adattandolo certamente alla situazione, lo utilizzarono a Pearl Harbor, e i giapponesi imitarono quello che avevano fatto gli inglesi a Taranto. C'è da dire un'altra cosa del bombardamento di Taranto, e perché forse non tornarono più dopo quella data gli inglesi. La presenza a Monopoli del deposito carburanti era una presenza, da un punto di vista logistico, fondamentale per chi volesse conquistare l'Italia meridionale, perché si trovava questo deposito carburanti, che viene appunto costruito, prima c'era un piccolissimo deposito che adesso la cui area piccolissima è stata venduta e si trovava su Viale delle Rimembranze, viene ampliato e costruito in quella maniera molto 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 moderno e molto grande, tant'è vero che si chiamava quarto deposito carburanti di grande capacità, uno dei più grandi d'Italia, viene costruito in un punto dal punto di vista strategico fondamentale. Perché Monopoli si trovava e si trova sulla direttrice che collega Bari a Taranto. Allora Bari, Monopoli, Fasano, Locorotondo, Martina, Taranto. Ed è il punto d'innesto tra il mare Adriatico e lo Ionio. Non solo, il mare Adriatico è la base militare della Marina Militare di Taranto.
Per cui a un certo punto gli inglesi ritengono che non sia più il caso di bombardare il deposito carburante di Monopoli. La prima volta ci hanno pensato, poi dopo non ci pensano più, perché è la cosa che gli serve. Gli inglesi arrivano a Monopoli il 9 settembre del 43, cioè il giorno dopo dell'armistizio, dopo essere sbarcati a Taranto, e arrivano a Monopoli gli inglesi da Fasano e vengono proprio qui vicino a casa mia, scendono da via Cadorna. Io abito in via Bixio, angolo via Cadorna, loro scendono da via Cadorna ed entrano in Monopoli da via Cadorna. Questo per testimonianza diretta delle persone che abitavano in questa zona. Gli inglesi a Monopoli. Gli inglesi a Monopoli mettono a Monopoli l'ufficio numero uno dei servizi segreti. Il primo insediamento sull'Italia peninsulare, in Sicilia non lo so, ma sull'Italia peninsulare il primo insediamento in questa zona è dei servizi segreti, è a Monopoli. A Monopoli si trovava Villa Grazia, che si trova su via Vittorio Veneto, quella che adesso è di proprietà della famiglia Fiume. Quella era la base dei servizi segreti. E c'è la testimonianza di una Paola Del Din, di una donna, una delle prime donne paracadutiste italiane, che è la protagonista di un libro che è stato scritto alcuni anni fa e che io cito nel libro di Vozza, proprio a proposito, è un post scriptum della prefazione. Paola Del Din faceva parte della brigata Osoppo e viene mandata da sola dai servizi segreti inglesi, dall'Italia settentrionale a Monopoli, e vive a Monopoli per alcuni mesi. Viene avviata alla tecnica del paracadutismo, le insegnano come ci si paracaduta, a San Vito dei Normanni, gli inglesi. Poi lei si sposta verso l'Italia settentrionale, man mano che il fronte degli alleati va verso il nord, lei poi viene spostata verso il nord, però vive a Monopoli per alcuni mesi. E ciò dimostra che l'importanza che ebbe in quel periodo la città di Monopoli per gli inglesi e per nell'ambito della strategia di organizzazione del Regno del Sud. Perché a Brindisi c'era il re, a Monopoli i servizi segreti inglesi. Di quello che c'era a Brindisi viene detto in un libro di Galeazzo Azzi, che era un generale che stava in Albania, che riesce a fuggire dall'Albania senza cadere nelle mani dei tedeschi, riesce a fuggire dall'Albania, sbarca con altri suoi subalterni a Brindisi e nel percorso da Brindisi a Bari osserva tutto quello che era stato, tutti i mezzi militari che erano stati dispiegati nel territorio di San Vito dei Normanni e nella zona di Brindisi, insomma. E questo generale, poi diventato generale Azzi, si meraviglia, dice: con quali possibilità avevamo noi italiani di vincere la guerra guardando quei mezzi che gli alleati, gli inglesi, gli angloamericani avevano portato nella Puglia? Domanda ovviamente per noi dopo tanto tempo. Siamo Flora Bozza, che dici? Ci siamo, non ho capito. Passiamo adesso a una domanda a Vozza, sì, no, questo per cioè l'ampiezza della situazione, delle problematiche che vengono sollevate dal discorso che ha fatto Martino e dai ricordi di Beatrice Pirchio. Aspetta, Floro, un secondo solo. Ti chiederei di inquadrare il caso Vozza nel quadro più ampio tracciato da Hammerman. No. Allora, leggere le memorie di Vozza e leggere il libro di Gabriele Hammerman combaciano perfettamente le due cose. La Gabriele Hammerman è assolutamente con molta convinzione decisa nel condanna tutto del regime nazista. Non c'è nulla che lei possa giustificare. E questo la dice lunga su una questione. Mentre i tedeschi hanno fatto i conti con la loro storia, gli italiani non l'hanno fatta, perché esiste ancora nella società italiana la frase che viene spesso ripetuta: si stava meglio quando si stava peggio. Mussolini ha fatto anche cose buone, non è vero, perché
vengono distrutte molte favole sul conto delle cose buone che avrebbe fatto. Ma gli italiani non hanno fatto i conti con la loro storia, per cui ritengono ancora che ci possa essere stato qualcosa di positivo nel fascismo. Il fascismo è quello che ha ucciso, che ha ammazzato, che ha imprigionato, che ha mandato in esilio, che ha portato ad una guerra disastrosa, che ha provocato queste sciagure. Non ci fu famiglia in Italia che non fu colpita negli affetti più cari dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Seconda Guerra Mondiale che fu un capriccio di Mussolini, il quale riteneva che sarebbe finita presto, che sarebbe finita bene, ho bisogno di qualche migliaio di morti per sedermi al tavolo della pace. Le cose andarono diversamente e l'Italia fece la fine che fece. C'è un libro, un piccolo libro che si legge in un giorno intero, in un solo giorno, è questo. Ma perché siamo ancora fascisti? E ci spiega Francesco Filippi le motivazioni che ci portano a questo punto. Fascisti. Dai. Che ci portano a questo. E lui lo fa risalire alla decisione di Togliatti di amnistiare subito dopo la guerra, quando fu ministro della giustizia, di amnistiare i fascisti. I fascisti, anche coloro che si erano macchiati di brutti delitti. Questo fu un momento per cui vincitori e vinti, buoni e cattivi, vennero messi tutti sullo stesso piano. Ed invece non si poteva assolutamente fare una cosa del genere. E in questa atmosfera generale del dopoguerra va inserito anche il silenzio, che giustamente Domenico ha sottolineato, nel quale caddero i prigionieri italiani nei lager nazisti. Perché? Perché bisognava dimenticare. E poi perché considerazioni di carattere internazionale, come giustamente diceva Domenico, portavano a non calcare la mano sulla cattiveria, diciamo così, sulla violenza disumana dei tedeschi, perché comunque i tedeschi dovevano essere riassorbiti in un'Europa democratica e non si doveva assolutamente. È un po' come accadde poi con la Jugoslavia di Tito. Certo. Devo ritornare sulla questione dei conti non fatti degli italiani e rivolgendogli una domanda riguardante un altro caso locale collegabile al caso nazionale e al caso più vasto di chi fa i conti con la storia e di chi non li fa. Noi abbiamo l'elenco dei morti nella prima guerra mondiale e si trova nella catena, no? Non abbiamo l'elenco dei morti nella seconda guerra mondiale e ci stanno proposte varie, ma c'è una pressione anche per introdurre all'interno di quell'elenco i morti nella Repubblica Sociale Italiana. È un bel problema. Noi non possiamo fare questo elenco perché c'è questo tira e molla. Cosa ne pensi? Potresti dire qualcosa? Allora, bisogna se da un punto di vista cristiano, da un punto di vista per chi crede, per chi i morti sono tutti morti, sono tutti uguali, e quindi. Però accomunare su uno stesso livello i morti tipo Mario Cammicia o tipo il povero Cancelli, Alfredo Cancelli, con quelli che volutamente si erano messi dalla parte degli assassini e dei persecutori, mi sembra un po' difficile. Quindi personalmente io penso di aver dimostrato da che parte sto, di aver chiarito insomma da che parte sto, per il fatto stesso di aver recuperato queste storie, ho implicitamente dimostrato chi erano gli italiani che soffrirono e come e quanto soffrirono e per colpa di chi. Bravo. E qua non abbiamo più nessuna riserva, io direi di chiudere. Credo che abbiamo dato, e ora dato, tutti e tre, avete dato una dimostrazione di come ci sia questo legame profondo, no? Fra la vicenda umana personale, la vicenda locale e le vicende sovradeterminanti della storia, della grande storia, diciamo, no? Sono collegati, e i contributi dati da Flora con questi due libri e il futuro che verrà
sarà un ulteriore, diciamo, mattone messo per migliorare la nostra coscienza del ruolo che abbiamo all'interno della, di questa grande storia, no? Voglio anticipare solo una cosa di questo terzo libro che sto per pubblicare. Il dottor Lopriore ebbe la fortuna, probabilmente perché era medico e quindi le perquisizioni personali non le facevano con tanta cattiveria come le facevano a tutti gli altri e come Vozza e Rossani raccontano, ha avuto la fortuna di portare in Italia la raccolta completa di un giornale che veniva stampato a Berlino in italiano per i prigionieri italiani per convincerli a passare dalla loro parte. È interessantissimo questo giornale perché presenta la guerra dal punto di vista dei nazisti, con tutte le falsità e le bugie che, di cui erano capaci i nazisti. Quindi lo sbarco in Lombardia, la prigionia degli Imi, tutto questo. E vedi Ada Marsili, esatto, mio padre riconosciuto partigiano combattente, passando attraverso, cioè, all'epoca fu accusato di essere un comunista ed ebbe un rallentamento nella carriera dell'aeronautica militare. Sì. La solita. Allora, non mi resta che, perché qui mi fanno segno che ci sta un limite, di ringraziare Domenico, di ringraziare Martino e soprattutto di ringraziare Flora per il lavoro che ha fatto, in cui dimostra chiaramente di essere un'ottima storica. Credo che i monopolitani, anche chi ci ha ascoltato, si è reso conto di come si costruisce la storia. Vedete come ha fatto Flora, cercare le fonti orali, le fonti scritte, e poi ricostruire. E la ricostruzione deve servire ad aumentare la nostra coscienza e ad aumentare anche la nostra libertà nei confronti della grande storia, della grande politica, per prendere le nostre decisioni. Vi ringrazio di nuovo e buonasera a tutti. Grazie a tutti, grazie. Salve a tutti. Grazie, ciao.